2-5, Porta del Foro ha vinto la terza provaccia su 3 di questo 2016, 5 di Davide Parzi e Gabriele Innocenti, e non è bastato il 5 di Francoia per Porta Crucifera, che aveva portato il quartiere a 9, invece usciti quasi subito Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea. Questa coppia con Carlo Fazzetti di Porta del Foro, insomma, si sta rivelando straordinaria. Si sta rivelando straordinaria, e stasera in particolar modo ha fatto dei 5 da manuale, direi veramente da titolari. Due carriere esemplari, con molta tranquillità, al polso hanno gestito al meglio tutto quanto. Veramente complimenti, veramente. Anche perché, insomma, abbiamo elogiato Porta Santo Spirito per queste due giostre vinte con un 10 l'ultima volta. È raro una provaccia vinta 3 volte dello stesso anno, poiché è un anno straordinario. Bravissimo. Con punteggi di questo tipo. Assolutamente sì, assolutamente raro, ma è straordinario, dai. Senti, per domenica che cosa prevedi? Non lo so assolutamente, di sicuro Santo Spirito, come dicono tutti, hanno forse quel margine in più di vittoria. Sant'Andrea ha fatto vedere delle belle prove, ho visto Enrico determinatissimo, Stefano è uguale nelle prove se non più, Porta del Foro alla grande con Vernaccini che viene da 2-5, quel qualcosa in più Santo Spirito, poi tutti gli altri, dai. Anche Porta Crucifera, Filippo Fardelli ha fatto delle belle prove, perciò veramente una bella giostra. Da segnalare infine la presenza femminile tra i figuranti di Porta del Foro, tutte ragazze in piazza, e ancora delle, diciamo, ruggini tra Porta Sant'Andrea e Porta Crucifera. Ci auguriamo che, insomma, poi domenica tutto fili per il verso giusto.